Buonasera a tutti e bentornati a questo speciale della televisione web dedicato alle amministrative di Milano. Si è votato oggi dalle 7 di questa mattina alle 23 e abbiamo avuto i primi risultati importanti, nel senso che il secondo exit poll certifica il fatto che ci sarà un ballottaggio tra appunto Sala e Parisi e noi in questo momento possiamo avere in contatto con noi, no, la regia mi dice che non siamo ancora pronti, quindi niente, abbiamo parlato di diversi argomenti, non sappiamo ancora quali saranno appunto i risultati elettorali che arriveranno nella serata di nella nottata di oggi. Intanto sì, ecco, abbiamo il numero, adesso provvederemo a chiamare Daria Colombo di Sinistra per Milano, candidata al comune. Cercheremo di chiamarla, di capire con lei anche quelle che sono i dati. Sì, pronto, buonasera. 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 Allora, io partirei subito con una domanda di carattere generale, ovvero è soddisfatta di come stanno andando le elezioni, nel senso, ve l'aspettavate questo risultato? La sento male. Mi sente male? Sono soddisfatta del risultato? Beh, ovviamente presto per fare commenti definitivi, però direi che la tendenza milanese mi sembra molto buona. Sono molto scontenta dell'astensionismo, perché questo è una cosa che dovrebbe far interrogare tutta la politica dell'arco parlamentare, da destra a sinistra, perché questa disaffezione dei cittadini, io credo che non faccia per niente bene alla nostra democrazia, sia una cosa molto grave. Per quanto riguarda noi Milano, se la tendenza resta quella che stiamo vedendo, certamente siamo soddisfatti. Ma secondo lei perché c'è tutta questa disaffezione dal punto di vista dell'affluenza? Perché le spiego, noi abbiamo guardato la provincia di Milano, no? E Milano risulta essere la città con la minore affluenza di votanti rispetto a comuni molto più piccoli. Certo, guardi, le dico, bisognerà interrogarsi molto a fondo su questo, perché non è solo una tendenza milanese, è una tendenza nazionale, come lei sa, ma Certo. evidentemente sono state fatte scelte che hanno portato molto distanti i cittadini. A volte si tende anche un po' a generalizzare. Io vedevo in campagna elettorale che addirittura la gente non guardava neanche che cosa rappresentassi, se eri per Parisi, se eri per Sala, ma ti diceva no ancora prima di. E questa è una cosa veramente preoccupante, al di là poi dell'esito che sarà. Credo che bisognerà impegnarsi tutti veramente per avvicinare la politica, qualsiasi sia l'idea, ai cittadini, per recuperarli alla politica. Certamente, considerando che comunque Milano è una città che funziona e quindi è ancora più strano il fatto che comunque ci sia poca affluenza in una città come questa, insomma. Sì, le dirò, potrebbe anche essere questo un significato paradossalmente. Proprio perché le cose vanno bene, la gente non si è sentita, come dire, impegnata come 5 anni fa a cambiare i risultati, perché allora bisognava liberare Milano da 20 anni di un governo che non aveva soddisfatto molto. E questa volta, proprio perché, come dice lei, Milano è una città che va bene, i cittadini hanno un po' lasciato fare, come dire. Ma è comunque sbagliato. Io credo che invece bisogna prendersi la responsabilità della politica, e che purtroppo le nuove generazioni non sono così consapevoli dell'importanza di votare, che invece è fondamentale in una democrazia.
Certamente, certamente. Guardi, le faccio giusto un'ultima domanda. In caso di ballottaggio, vi sentite avvantaggiati o svantaggiati rispetto a Parigi? Avvantaggiati sicuramente, intanto perché torno a dire se le cose restano così, perché è una tendenza e non una certezza, Certo. partiamo in vantaggio. E non credo che molti del Movimento 5 Stelle appoggeranno Parisi, mentre io penso che comunque tutto l'elettorato di estrema sinistra, di Basilio Rizzo, di Milano in comune, sicuramente lo ritroveremo noi. Ah, quindi lei pensa che comunque la sinistra, nonostante non sia stata in coalizione, non porti uno svantaggio al centro-sinistra in caso di ballottaggio? Non ho detto questo, ho detto esattamente il contrario, ho detto che sarà un vantaggio in caso di No, no, ballottaggio, nel sì, senso che esattamente. Io dicevo quindi perché le spiego, alcuni sostengono che essendo la sinistra di Basilio Rizzo, per esempio, staccata appunto dalla coalizione di centro-sinistra, qualcuno potrebbe pensare anche che a questo punto mi astengo perché comunque sia non mi piace Parisi, ma non mi piace neanche Sala. Ma io sono convinta di no, anche perché, come lei sa, io sono capo di una lista di sinistra, dichiaratamente di sinistra, Certo. e credo che io mi auguro che questa lista, proprio al di là della mia affermazione personale, abbia una buona affermazione per poter, come dire, condizionare da sinistra quello che oggi è il candidato sindaco, che mi auguro che domani sia il sindaco di Milano. Certo. Beh, io la ringrazio per essere stata qui con noi e per la cortesia. In bocca al lupo, in bocca al lupo per questa Grazie a voi, tornata. Grazie, buon lavoro, arrivederci. arrivederci. Siamo stati in collegamento con Daria Colombo di Sinistra per Milano, candidata ovviamente come prima lista, come primo nome appunto nella lista di Sinistra per Milano, che fa parte della coalizione di centrosinistra, capitanata, se così passatemi il termine, da Beppe Sala. Io vado avanti a cercare a darvi delle informazioni definitive rispetto anche a quello che succede, per esempio, nelle altre città di Milano. Noi continuiamo a ribadire che per ora abbiamo l'exit poll, che sì, è un dato che può essere preso in considerazione, nel senso che è sicuro che si andrà al ballottaggio tra Sala e Parisi, però bisognerà vedere proprio quale sarà la percentuale massima di votazioni. Come già ci anticipava prima Caputo del Partito Democratico, anche a Torino le cose stanno andando in un certo, in un modo diverso da come ce lo si aspettava, nel senso che il Movimento 5 Stelle è molto vicino a Fassina. Questo significa che adesso non riusciamo a darvi esattamente le percentuali, ma questo significa che è proprio Milano. Milano è una città diversa dalle altre, è constatato, è una città dove sono i cittadini a rendere Milano un posto migliore rispetto a numerosi altri paesi appunto della nostra nazione, per esempio per quanto riguarda il tema degli immigrati, che è stato un tema molto dibattuto in questa campagna elettorale tra destra e sinistra, integrazione, mandiamoli via, il famoso la chiamata alle ruspe da parte della Lega Nord, insomma. Milano la fanno i cittadini e il risultato elettorale che stiamo vedendo oggi è sostanzialmente questo. Il Movimento 5 Stelle a Milano non poteva e non può raggiungere un determinato livello perché Milano in fin dei conti sta bene. E io direi che possiamo andare un attimo ancora in pubblicità e poi torniamo in collegamento con la sede della Lega Nord, con la nostra inviata e cercheremo di capire se ci sarà la possibilità di parlare direttamente con Matteo Salvini.